Ecco, vorremmo sentire qualche parola sul 120. E lui è il possessore del 120, che adesso occupa del 130. Parliamo del 140? C'è, nemmeno c'ho il 140, non c'ho nessuna barca. Cosa io. Cosa ci fa lei qua? Ma va! Allora, ma da quanti anni lavorate con Gennaro Amato? 23. Aveva i pantaloni corti, aveva i capelli, si è lupo Paolo. Una parte di Molinari era un disperato. Gennaro Amato. Certamente. Paolo Molinari, il numero uno della cantistica italiana. Infatti gli stavo dicendo. Io mi emoziono quando sono davanti alla macchina. Io mi onoro di stare di fianco a un grandissimo costruttore, quale mio amico. E poi c'è l'uno triste di qua. Questa è anche io. Uno bis e uno triste. Amici di Non Solo Mare, oggi ci troviamo a Castellammare di Stabia. Una località che da qualche anno può vantarsi di avere una delle marine più prestigiose del Golfo di Napoli. Una marina, quella di Stabia, è nata nel 2007 con l'obiettivo di offrire al diportista un approdo esclusivo e funzionale. Nomi prestigiosi del mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria come Lucio Dalla, Massimo Boboldi, Della Valle e tanti altri lo considerano la meta ideale per relax e benessere di chi ama viaggiare per mare. Un approdo strategico dove con poche miglia di navigazione possiamo raggiungere Napoli, Capri, Procida. In questa direzione invece Ischia, a sole 20 miglia di distanza, un'isola conosciuta da tutto il mondo per la sua bellezza. Fiore all'occhiello della Marina di Stabia è lo Yacht Club inaugurato quest'anno e al mio fianco ho il piacere di avere il presidente che ha voluto fortemente questa marina, Giovanni Lamora. Io entrando ho trovato questa marina funzionale e esclusiva. Io la ringrazio del complimento che lei in questo momento mi sta facendo, perché definendo questa marina esclusiva e anche funzionale sono due aggettivi molto importanti per chi va per mare, perché funzionale è la prima cosa che un diportista desidera avere. E a proposito di funzioni, parliamo dei servizi che un marina deve offrire al diportista e che cosa oggi Marina di Stabia offre e può offrire a un diportista. Vorrei precisare in primo luogo che questo è ancora un cantiere aperto, quindi un work in progress. Lei parlava di Fiore all'Occhiello e Circo Navico che abbiamo appena inaugurato nel mese di luglio, con un bel concerto di Lucio Dalla, che è uno degli affezionados della Marina di Stabia, tant'è che è uno dei primi clienti, sta qui già da due anni con la sua barca in questo porto. Ma per la verità, insieme al nostro Lucio c'è Massimo Boldi,
abbiamo il piacere di avere il presidente Montezemolo nel nostro Marina, e che questo ci ha riempito di orgoglio. Ed è proprio in questo suggestivo contesto che Gennaro Amato ha deciso di presentare la sua 11ª edizione del Nautica Mare Day. Quale utenza o bacino migliore di una manifestazione, di un evento, se non farlo in una marina come questa di Castellammare? Siamo fieri di questa sua scelta, da lei l'abbiamo accolto a braccia aperte, perché è uno degli operatori, uno dei più seri operatori che stanno nel sud. Un evento che ci ricorda quanto in Italia siano molte le persone che amano andare per mare. Certo, gli italiani è un popolo di navigatori, no? Non devo dire io, non devo parlare io di Cristoforo Colombo, di Magellano, altri grandi navigatori. L'Italia è un popolo di navigatori, ma anche però l'Italia è un paese dove ha pochi porti turistici, quindi la nautica, da diporto va diffuso anche con le infrastrutture. Io poco fa, parlando con il signor Amato, dicevo che la Campania potrebbe vivere solo di turismo, perché oltre alle opere d'arte e alle bellezze naturali del retroterra, noi abbiamo una risorsa mare che secondo me oggi non è sfruttata così come merita o meriterebbe di essere. Abbiamo notato che questa è una marina che può ospitare barche oltre i 70 metri, ma non solo, anche barche e imbarcazioni più piccole che avvicinano tra l'altro i nostri giovani. È un'altra delle caratteristiche di questa marina, che può ospitare la barca di diportista, che è una barca di 10 metri, al grande diportista, che è una barca da 70 metri. Qui abbiamo il piacere di ospitare molto spesso l'Altair, che è una barca di 63 metri di Della Valle, che viene molto spesso nel nostro marina. Quindi in effetti un marina aperto a tutti, però garantendo a tutti la privacy necessaria che il diportista poi anche vuole come momento di relax. Cosa importante che vorrei sottolineare è che siamo a metà novembre e ancora c'è un sole splendido.
E questo è un altro appeal del sud. Nel sud dovremmo costruire diverse marine, molte marine, perché qui la stagione turistica non dura 4 mesi o 3 mesi come altrove, ma possiamo dire, potremmo dire tranquillamente, lo commentavo poco fa con il signor Amato, 10 mesi all'anno. Pull me back when I'm on the edge, get ready to drop. I don't wanna die, I don't really wanna die, cause if I did then you wouldn't be with me. You give me strength to overcome the weakness that's come over me. I own you, I own you, I won't let you go, I need you. So where I go, stay with me. Infatti noi siamo puntati e abbiamo puntato su questo aspetto, tant'è che oggi siamo l'unico marina del Tirreno che è un porto base per l'ADAC tedesco, per i diportisti tedeschi. Lei in grande porto avrà visto la bandiera dell'ADAC tedesca, sì. E i tedeschi ci hanno scelto come base da riporto il loro diportisti. Purtroppo a Napoli uomini come il dottor Lamura, con queste idee meravigliose e con questa caparbietà non solo nell'avere un'idea ma anche di portarla a termine questa idea, ne abbiamo pochi. Fino adesso abbiamo soltanto lui. Speriamo che ne escano tanti altri di queste idee e di questi uomini con questa caparbietà e con questa voglia di fare e investire nelle marine, perché come diceva lo stesso dottor Lamura, la nautica piccola di porto, piccola per modo di dire, diciamo tra virgolette, è un indotto enorme economico per quello che poi è il luogo, è la location dove poi si trasformano queste marine. Pull me back when one more step is all it takes. For me to get ahead, I'd really get ahead. But the tiger world leaves me be a drag. One need more strength to overcome. Il signor Amato ha parlato della caparbietà di Lamura. Io devo dire che insieme a me devo riconoscere, ci sono stati altri soci della società SPA caparbi come me che hanno consentito appunto di costruire un pool di persone che insieme al sistema bancario italiano hanno consentito di realizzare questa prima parte del progetto, alla quale seguirà a partire dal 2011 la seconda parte che riguarderà tutto il fronte mare, con la costruzione di un albergo di 120 camere, di un centro benessere, di un mall commerciale e anche di negozi, di uffici, in modo da arricchire sempre di più i servizi del governo. Signor Amato lavora in questo settore e l'abbiamo ospitato quest'anno. Sentiamo se l'anno prossimo sarà presente qui. Sicuramente l'anno prossimo sarò presente di nuovo in questa marina con l'augurio di trovarmi come sono stato quest'anno in modo eccezionale, con delle giornate bellissime e con la presenza del dottor Lamura. Spero di portare ancora un evento a un livello maggiore di quello che ho fatto finora. Ecco, io vorrei che tutti quanti mi troviate un aggettivo su Gennaro Amato. Incomparabile. È il piccolo grande uomo. Sicuramente ormai è diventato un grosso simbolo nel mondo della nautica. È un uomo affidabile al 100%.